Parliamo di altre cose, dai. È una partita che purtroppo è andata male perché nell'unico forse disattenzione che abbiamo avuto abbiamo preso gol. Poi sapevamo che loro si difendono in maniera proprio bassi davanti all'area di rigore. Noi non siamo stati capaci di rifare il gol perché. Però mi tengo alla prestazione della squadra che ha fatto l'attaccamento alla maglia che ha portato oggi in campo, la voglia di fare, il fatto di voler far bene. E credo che oggi anche un pizzico di fortuna ci è mancato perché secondo me meritavamo ampiamente il pareggio, ma anche di più. Purtroppo è andata in questa maniera, però mi tengo alla prestazione e la voglia che ci hanno messo i ragazzi. Dopo Massimo la sconfitta pesante nel punteggio e anche nella prestazione con il Parma, hai cambiato completamente la squadra, sette giocatori nuovi dall'inizio, hai cambiato modulo, si è vista una partita diversa, soprattutto però nella ripresa, perché nel primo tempo dalla tribuna è sembrato un po' di rivivere per certi versi la gara di 3 giorni fa. Nel secondo tempo e soprattutto negli ultimi 15 minuti si è visto un Pescara Gagliardo, quel Pescara che tu avevi chiesto anche ieri in conferenza stampa. Ma la partita dura 90 minuti e ci sono gli avversari. E il primo tempo abbiamo provato a fare quello che volevamo fare. Purtroppo siamo arrivati poche volte sul fondo con gli esterni a mettere la palla. Però il secondo tempo che questa squadra ha dato tutto, ha cercato di pareggiare in tutte le maniere. E forse c'era anche un calcio di rigore per noi, però ripeto, vedere i ragazzi lottare in questa maniera su ogni pallone e non concedere niente al Carpi perché nelle ripartenze loro erano molto bravi. E partiamo da tutti questi aspetti per cercare di tornare a fare risultato. Ti chiedo due considerazioni, Massimo. La prima riguarda gli attaccanti. Oggi hai optato per Bonino e Cappelluzzo. Però ancora non si riesce a risolvere il problema lì davanti, se sei d'accordo, e se sei d'accordo che questo potrebbe essere il modulo giusto, perché comunque si è vista una buona squadra, soprattutto per quanto riguarda l'intensità nel secondo tempo, e questo è il modulo su cui lavorare. Ma questo è il modulo, sicuramente questo modulo ha delle varianti, come oggi abbiamo finito con Falco trequartista, e abbiamo altri esterni che ci possono dare una mano come Mazzotta e Crescenzi, abbiamo Balzania che rientrerà domenica dopo la squalifica. Credo che questo è un modulo dove devo dare compattezza alla squadra. Io ho ereditato una situazione difficile sotto l'aspetto di non possesso palla, adesso riusciamo a trovare compattezza in questo e dobbiamo ritrovare il gol negli ultimi 20 metri. Però oggi gli Alternanza degli attaccanti? attaccanti, io ho scelto Cappelluzzo Bonino perché sapevo di incontrare una difesa arcigna e quindi ho messo due giocatori di prestanza fisica per cercare di scardinare la difesa del Carpi. Poi col passare del tempo ho messo Mancuso che è un ragazzo che attacca molto bene la profondità, però ripeto, oggi con un pizzico di fortuna stiamo parlando di un'altra partita. Hai detto qualche istante fa, situazione ereditata da qualche tempo fa, sembra di leggere anche una critica velata nei confronti di Zeman, di quello che è stato fatto fino a 2 settimane fa. No, non è una critica velata, sono dei concetti che ha un altro allenatore, ho altri tipi di concetti. È logico che ci devo lavorare perché dobbiamo trovare prima la compattezza e credo che oggi l'abbiamo trovata perché abbiamo subito quasi niente dal Carpi. E dobbiamo ritrovare la via del gol lì davanti, cercando di metterci magari più cattiveria negli ultimi 20 metri ed essere più, in tutto questo, anche un po' più di fortuna. Sei preoccupato per lo stato mentale della squadra? Perché anche oggi si è vista una squadra impaurita, frastornata in alcuni aspetti di gara. No, perché oggi non l'ho vista spaventata. Ho visto che ha cercato di fare le nozioni che gli ha dato l'allenatore in questo giorno e mezzo. Non l'ho visti frastornati. Sabato ero preoccupato perché l'ho visti frastornati e preoccupati e con paura. Oggi no, ho visto una squadra che voleva fare. Attaccavamo sempre in 7-8, alla fine eravamo in 6-7 dentro l'area di rigore. Abbiamo avuto pazienza anche nel girare palla, però ripeto, sabato quando sono andato a casa ero preoccupatissimo. Oggi mi porto a casa la prestazione, purtroppo sappiamo che abbiamo perso e dobbiamo tornare a fare risultato. Perfetto, grazie. Grazie.